Il freddo non li ha fermati. Un gruppo di lavoratori della comunità montana dell'Ufita ha trascorso la notte sul terrazzo dell'edificio di via Fontana Angelica ad Ariano. I lavoratori a tempo determinato sperano di ottenere dall'ente montano risposte sulle assunzioni. Fino ad ora è arrivata solo la convocazione da parte del prefetto per lunedì prossimo. Intanto i lavoratori non demordono, la protesta non si fermerà. Presidiati anche gli uffici della comunità montana. Sono 220 i lavoratori che aspettano di essere assunti. Siamo stati qui tutta la notte, purtroppo la comunità montana qua no, non ci pensa proprio, il presidente e tutta la giunta è assente, non trovano soluzioni, non ci vogliono proprio sentire, non si sono proprio fatti vedere. Quindi fino a questo momento nessuna risposta. Però noi non ci muoveremo mai più di qua, fino a che loro non faranno un'assunzione, qualche cosa, una firma, perché ci hanno preso in giro troppe volte e per tanto tempo proprio. Siamo un pochino stufi di questa situazione, speriamo che se ne viene a capo perché no, non se ne può proprio più. Dobbiamo ringraziare l'Associazione Vita che ci ha fornito a meno di delle coperte, un sacco a pelo, perché noi qui sul terrazzo a meno 2 abbiamo sofferto il freddo. Quanti eravate? Siamo i soliti, siamo in 5 e invece giù hanno fatto un presidio occupazionale, erano altre persone che sono state all'interno della Comunità Montana. Noi non andremo via dalla Comunità Montana fin quando non ci saranno delle risposte certe e sicure. Siamo disposti a passare anche il Natale qua. Possiamo invitare il Vescovo a dire la messa di Natale sul terrazzo, quindi insieme a noi almeno ci possiamo anche confessare i nostri peccati. Noi non ne abbiamo, speriamo che anche la Giunta non ne abbia. Le sigle sindacali FAI, CGIL e UIL sono al fianco dei lavoratori e chiedono che vengano rispettati gli impegni presi dall'ente montano. Noi abbiamo avuto già una proposta da parte della comunità montana fatta in prefettura che prevedeva l'impegno di mettere a disposizione 12 giornate per questi lavoratori. Quindi noi riteniamo che quella proposta non possa essere ritirata, va onorata e non capiamo perché fino adesso non è stata mantenuta. Quindi chiediamo all'amministrazione, ecco perché questa forma di protesta anche forte, decisa in zona Cesarini, perché quell'impegno venga rispettato. C'è una delibera che era da tutti auspicata, finalmente arrivata e prevede per questa comunità 3 milioni e mezzo di euro. Va precisato che di questo importo una quota deve essere obbligatoriamente utilizzata per far lavorare i lavoratori a tempo determinato. Di conseguenza, se non facciamo le assunzioni, noi corriamo il rischio di dover restituire circa 400.000 euro alla Regione Campania con 200 famiglie che sono senza un posto di lavoro e senza una prospettiva. Si chiede dunque la conferma delle posizioni dei lavoratori all'interno della comunità montana e si rivendicano accordi già presi. Noi chiediamo che questi lavoratori vengano assunti anche perché prima di tutto per confermare il diritto e la posizione lavorativa in questa comunità montana. Seconda cosa, creerebbe un disagio forte anche previdenziale, poiché questi lavoratori perderebbero un anno di posizione giuridica per quanto riguarda le previdenze. Quindi pertanto ci sarebbe un doppio danno. Quindi chiediamo a questa amministrazione di fare un passo indietro rispetto alle posizioni che ha preso e quindi di procedere all'assunzione di questi lavoratori.